Ogni sacerdote lo sa. I pochi metri che separano i banchi di una chiesa da un confessionale sono un abisso per tanti cristiani, perché, come per il senso del peccato, a essersi smarrita nell'epoca del secolarismo è anche l'esperienza della riconciliazione con Dio. Francesco, il Papa della Misericordia, va ripetendolo dall'inizio del pontificato, e l'anno santo in corso ha essenzialmente in questo il suo cuore: far riscoprire il senso del perdono di un padre buono che, ha detto di recente il Papa a Santa Marta, quasi dimentica i peccati. E proprio con l'attenzione ai nuovi spunti giubilari, assieme alla consapevolezza maturata in un secolare servizio, il sacramento della riconciliazione è stato al centro nei giorni scorsi a Roma del 27° corso sul foro interno promosso dalla Penitenzieria Apostolica. Circa 470 sacerdoti hanno riflettuto, guidati da esperti, su come restituire centralità alla confessione. Ad aprire i lavori è stato il penitenziere maggiore, il cardinale Mauro Piacenza. Noi vediamo infatti spesso, quando andiamo nelle parrocchie, vediamo spesso una lunga teoria di persone che vengono a fare la comunione, dove questo è già anche consolante naturalmente, però pone un interrogativo: come mai la stessa fila non si trova al confessionale? Non è che ci sia una relazione automatica tra la confessione e la comunione, perché uno potrebbe essere in grazia di Dio e non aver bisogno in modo assoluto, ecco, della confessione in quel momento. Però certamente c'è un legame molto stretto. E quindi sì, è anche l'Eucaristia, è anche una medicina, oltre che un premio. Però questa medicina richiede che la persona voglia aprirsi ad essere curata, evidentemente. Riandando con la memoria agli inizi del suo ministero, il cardinale Piacenza ha ribadito alcuni punti fondamentali che possono facilitare una buona pratica della confessione da entrambi i lati del confessionale. Direi che la più grande scuola, secondo me, è quella di guardare il crocifisso e di guardarlo con infinito amore. Quindi guardare il crocifisso, e qualche volta per le persone anche lontane, ho sempre visto che ha quasi una grazia particolare. Si scava, si capisce che quello è un monumento d'amore e che all'amore si risponde soltanto con l'amore. Quindi, ecco, diventa poi a un certo punto, ecco, l'arte, secondo me, pastorale è farla diventare una esigenza, la confessione. Non un'imposizione, mai un'esigenza. Intensa la riflessione del penitenziere maggiore sul rapporto tra il peccato e la penitenza, divise, ha detto, da un divario immenso. Proprio perché il penitente compie un grande atto di umiltà nel varcare quell'abisso, è giusto, ha affermato il cardinale Piacenza, che non si gravi su chi si è accostato al sacramento con penitenze eccessivamente gravose. Però poi il confessore deve, secondo me, fare come il santo curato d'Ars, come Padre Pio, eccetera, farla lui la penitenza, per riequilibrare le cose, ecco, per chiedere la misericordia di Dio anche sugli altri peccatori. E questi grandi confessori lo hanno sempre fatto. Cioè, uno torna a casa, vede che cosa può fare, può essere una privazione di una cosa, di un'altra, può essere una penitenza un pochino più forte, può essere una nottata di preghiera di fronte a determinate cose, però deve scontarlo lui, perché vede il padrone di tutto è nostro Signore Gesù Cristo. Lui è venuto a scontare i nostri peccati. È l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ma quell'agnello è stato vittimato, è stato sgozzato sulla croce. E quindi noi certamente non ci sgozziamo, però certamente dobbiamo avere il senso delle proporzioni.